Siamo con Irina Maslenkova della Fondazione Ronald per l'infanzia, McDonald's Italia, insomma un'attività, che cosa fate? Noi costruiamo delle case di accoglienza per le famiglie dei bambini ospedalizzati, quindi queste case si trovano nei pressi dei centri pediatrici più importanti d'Italia. Lo sport e la salute vanno di pari passo, quindi comunque qui sì, più che altro sono i ragazzi dei ristoranti che hanno sposato questa iniziativa e noi come fondazione le ringraziamo. Noi abbiamo accolto in questi, diciamo, 15 anni di attività nelle nostre 7 strutture 24.000 persone, 24.000 persone dall'inizio della nostra attività e accogliamo circa 3.000 insomma, genitori bambini all'anno. Sì, prima di parlare del Mediolanum Cup è doveroso un saluto al nostro presidente che è venuto a mancare circa 20 giorni fa. E lui dall'Alto dei Cieli ci starà guardando e sarà contento di quello che stiamo facendo per lui e per la società. Mediolanum Cup, ci è mancato poco che per noi diventasse un trionfo totale. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, siamo soddisfatti dell'organizzazione di Giuseppe e di tutto il suo staff. Abbiamo preso appieno lo spirito del torneo, abbiamo presentato due squadre nella categoria 2004, una nei 2007-2008 e una nei 2003. Abbiamo fatto giocare circa una sessantina di bambini facendo rodare tutto il gruppo a nostra disposizione e oggi nella finale abbiamo giocato con una mista sperimentali 2004-2005. Abbiamo trovato di fronte a noi un grande Gila Soccer a cui faccio i complimenti, ha veramente giocato bene e ha meritato questo terzo posto. No, facciamo i complimenti a chi da anni organizza un evento di questo tipo, di questa portata, con tanti bambini protagonisti anche in età diverse. Noi siamo rappresentati, mi piace sottolinearlo, non solo dal nostro gruppo di piccoli amici ma anche da tante società affiliate US Latina Calcio, c'è il Palluzzi, c'è la Rocca, c'è il San Michele e tante altre che non sto qui a ricordare, quindi insomma l'Unione Sportiva Latina è orgogliosa di essere presente anche oggi.